È solo questione di tempo prima che si completi l'apertura del varco tra le dimensioni. Yusuke sta per affrontare la prova più difficile della sua vita. Deve difendersi dal brutale attacco di Kazuya, la più violenta tra le sette personalità che convivono dentro Sensui. Grazie all'intervento del piccolo Emma, Yusuke riesce a evitare il peggio, ma è deciso ad affrontare da solo la sua battaglia contro Sensui e impedisce al principe del mondo degli spiriti di attivare il sigillo dei demoni e di mettere fine ai piani del nemico. Sotto i colpi del fiero contrattacco di Yusuke, finalmente la vera personalità di Shinobu Sensui viene allo scoperto. Sono Shinobu Sensui. Felice di conoscerti. Il vero volto di Sensui. A noi due. Non ho mai visto un Sensui così. È la prima volta. È vero, è un gradino o due più su di tutti gli alter ego che abbiamo incontrato finora. Quando compare Shinobu, Sensui emana una sensazione di violenza e di controllo. Ispira massimo rispetto. È a causa della purezza del suo spirito che Sensui ha provato così tanto dolore e così tanta disperazione. Eh sì, Shinobu è senza dubbio quello che preferisco. Potete dire quello che volete, ma quelle sono soltanto varie facce dello stesso Sensui. Questi discorsi non hanno nessun senso. È sempre con lui che abbiamo avuto a che fare. Urameshi, mantieni la calma! Quello può anche chiamarsi Shinobu o non so cosa, ma è la stessa persona che hai già affrontato. Beh, si può sapere cosa hai da ridere. Oh, energia astrale dorata! Ma come? Infatti quella non è energia astrale. E non è neanche demoniaca. Non è energia astrale e non è neanche demoniaca. E allora che cosa potrebbe essere, secondo voi? Ahia, che mal di testa! Non è possibile, quell'energia non sarà l'aura sacra. Quella è l'aura sacra. Che cos'è questa novità? Non è possibile. È la forma più alta di energia, neanche la maestra Genkai la possiede. E tu vorresti farmi credere di averla ottenuta in meno di 10 anni. Vedi, tutto si riduce alla differenza fra le capacità innate di ognuno. Prendiamo te, Urameshi. Anche se la tua energia astrale fosse molte volte superiore alla mia, tu saresti comunque incapace di raggiungere questo sacro potere. Cosa? Io sono superiore a te in qualità. E in quantità. Quindi tu, Urameshi, sei un nemico fin troppo debole per me. Oh!
ammazza Yusuke. Io credo che dovresti riposare un po'. Se vuoi il ciucciotto, vieni a prenderlo, ma ti renderò il compito tutt'altro che facile. Urameshi, hai intenzione di morire adesso? Beh, è sempre meglio che arrendersi. Shinobu, ascoltami. Sta zitto. Ma Yusuke. Ho detto sta zitto. Voglio continuare a combattere con lui. Oh. Per favore, fidati di me. Lasciami continuare a lottare. Dai, Yusuke. Hai già fatto tutto il possibile. Mi manca poco. Sì, me lo sento. Sento che ce la farò. A scoprire come sconfiggerlo definitivamente. Oh, che cosa? Ti do un consiglio, Sensui. Se hai paura, è meglio che mi ammazzi adesso mentre puoi ancora farlo. Avanti, fatti sotto. Ti avverto, sta per succedere qualcosa di incredibile. Dai, vieni a uccidermi finché sei in tempo. Che aspetti? Urameshi deve avere in mente qualche trucchetto per fregarlo. No, non penso che sia così. Che cosa dici? Dico che da solo non ha speranze di battere Sensui. E perché non dovrebbe farcela? Hiei è sconvolto, sta sudando. Probabilmente tu non te ne rendi conto perché sei un essere umano. Ma se un demone avesse lo stesso livello di energia di Sensui, sarebbe di classe S. Incredibile! Sensui cerca in tutti i modi di controllare il suo potere per far sì di mantenerlo al livello minimo. Hai visto quando ha spezzato il braccio di Yusuke? Per lui è stato come rompere un grissino. Non ti ci metterà anche tu, Kurama! Siamo stati ottimisti. Pensavamo tutti che lo facesse soltanto per provocare, che avesse troppa fiducia in se stesso e nelle sue capacità. Ma la verità è che ha un potere immenso e potrebbe ucciderci in un batter d'occhio. Che ironia, eh? Anche nel mondo dei demoni è rarissimo incontrare qualcuno con un potere di classe S. Ed ecco che ne troviamo uno qui. E come se non bastasse, è un essere umano e non lo sopporto. Ma no, ma allora Urameshi! Che succede?